Al via i test dei filobus sulla strada Parco di Pescara, il progetto di una mobilità pubblica sostenibile. E oggi inizia la prova vera e propria del mezzo, della compatibilità del mezzo con tutta quanta l'infrastruttura e quindi propedeutico all'entrata a regime del mezzo di trasporto. Caratteristiche del mezzo? 134 posti, velocità altamente full electric, quindi a differenza anche del primo mezzo che prevedeva una componente diesel, ottime performance ambientali, ottime rifiniture, insomma un mezzo moderno per una città che ambisce a diventare moderna. Da oggi 9 settimane di prova, dalle 8 alle 19, questa mattina la carica delle batterie al lab del Tribunale di Pescara e poi il collegamento alla rete in via Leopoldo Muzzi all'altezza del conservatorio. I filobus marceranno mediamente a una velocità di 20 km orari. Percorrerà la linea per verificare che il mezzo si ricarica in linea, che non ci sono disfunzioni sulle varie componenti elettroniche, e che l'impianto funzioni, che venga radocato, insomma per verificare la compatibilità del mezzo con l'infrastruttura e dell'infrastruttura con il mezzo. La tempistica ovviamente, perché c'è grande attesa su questo nuovo sistema di mobilità. Io dico l'obiettivo, che è quello che abbiamo sempre detto, che è di entrare in esercizio entro l'estate e poi vediamo con i vari enti che dovranno rilasciare le autorizzazioni se ciò sarà compatibile. Noi saremo pronti per entrare in esercizio entro l'estate.